Allora, inizio subito. Allora, decido una cosa tecnica. Per adesso non mi vedete, mi dispiace, perché voglio far vedere dopo degli effetti e quindi mi vedrete negli effetti. Per adesso sentirete una voce fuori campo. Voi, quello che state vedendo, che è quella schermata nera e tutte quelle pulsantiere sotto grigie e il V-meter che si sta muovendo, che sta segnando l'audio di quando parlo. Infatti, se sto zitto, l'audio si abbassa, va su verso il verde. Quando parlo, arriva fino al giallo. È già OBS Studio aperto. Cos'è OBS Studio? Allora, tecnicamente, il OBS è un acronimo Open Broadcaster Software e sarebbe per registrare qualunque cosa passi attraverso il computer. Quindi è un accentratore di sorgenti. Perché non ho detto che è uno screen recorder? Perché ci sono programmini molto più semplici con zero configurazioni che già installi e registrano il desktop e quello che fai col desktop, tipo Simple Screen Recording per chi lo conosce. Però con quei programmi lì, oltre che registrare il desktop, si può fare poco altro e c'è tutto da preconfigurato, vai, fai. Invece su OBS Studio. Io collegando varie cose assieme a OBS, cioè varie fonti video, varie fonti audio, applicando filtri, applicando tante cose, posso fare la registrazione del talk all'ESC, come vengono fatti ogni anno, e vengono anche pubblicati sul canale di YouTube dell'ESC. Questi talk registrati sono stati registrati grazie a strumentazioni hardware professionali e il software OBS Studio. Che è un esempio pratico di quello che adesso vi farò vedere. Quindi OBS Studio può fare molto di più di un semplice screen recording. E essendo molto di più un programma semplice, non ha degli standard, ok, lo avvii e funziona, è già di suo, perché ha tante impostazioni e i programmatori dicono non possiamo decidere noi per quale utilizzo la persona vuole fare screen recording, per il videogioco, per una conferenza, per fare un webinar online, per fare, ho scoperto, perché la settimana scorsa un'associazione mi ha chiesto di parlare quanto è facile incappare nel sesso online. Ok, sono andato in un gruppo dove ci sono le webcam girl, ho visto una webcam girl che muoveva lo schermo, e stavo usando OBS Studio, si vedeva tantissimo. Quindi si mettono il chroma key dietro e fanno le scene che sono chissà dove, fanno le robe. Quindi vedi dato anche lì e scrivono i testi sopra il video per fare in modo che i bot non gli copino il video e se lo mettano su altri siti. Quindi si può fare il tutto su OBS. Allora, l'idea che mi ero fatto io adesso non è di spiegarvi OBS come si usa, perché ci ho messo per esempio 2 ore solo per spiegare tutto il comparto video, un'altra ora e mezza l'audio e le fonti. Quindi volevo semplicemente stupirvi con degli effetti speciali e farvi vedere che quello che sto facendo è tutto in diretta, perché il mio obiettivo è imparare a usare sempre meglio OBS Studio per non dover fare post-produzione dopo quando ho fatto stop sulla registrazione video, perché tutto quello che io voglio registrare su OBS Studio deve essere semplicemente perfetto. Allora, quando qualcosa non riesco a farla, nella mia testa c'è, non è che OBS non può farlo, sono io che non sono capace di farlo. Mi impegno, studio, chiedo informazioni a chi ne sa più di me, che ce ne sono. E arrivo al risultato, ah ok, copiando uno script, incollando qualcosa, applicando questa regola che non mi veniva in mente, OBS Studio mi permette di far tutto. Beh, vi farò vedere un piccolissimo creazione di un video al volo e poi questo video lo smonterò, cioè quello che avete visto, lo smonterò e vi farò vedere i trucchi di OBS senza andare troppo allo specifico. Quindi adesso la prima cosa, io ho un mixer audio. Questo mixer audio ha degli effetti. Quindi premendo un pulsante abilito l'effetto solo sul microfono. E adesso mi sentite con una voce un po' grossa. Questa è l'unica cosa che applico e non è propriamente di OBS, ma è del mio mixer, quindi è una cosa un po' diversa. L'altra cosa che devo applicare adesso è prendere un audio, perché se io adesso apro un MP3 e
OBS intercetta l'audio dell'MP3 e lo farà sentire, lo sentirete anche voi. Lo sentite? È la colonna sonora di Matrix. Ok. E adesso io ho i poteri e anche mio, perché sono dentro Matrix, e quindi adesso posso programmare tutto quello che voglio. Ok, e adesso sono a Parigi. E adesso sono New York. E adesso sono Londra. Però c'è un bel problema, che nel vostro mondo c'è il lockdown e io preferisco tornare a Matrix, che è un mondo perfetto, fatto solo di numeri, e quindi sto meglio lì. Ok. Allora, avete visto questo che non l'ho neanche registrato, cioè ve l'ho fatto vedere tramite la condivisione dello schermo di Multiparty Meeting. Ok, se facevo registra, veniva il video in MP4 sulla cartella e avevo già tutto, perché l'audio era quello cioè del sottofondo della colonna sonora e io avevo l'effetto della voce e le transizioni che c'erano e volendo potevo anche spingermi a farlo un po' più complesso, tipo impostando due come transizione, potevo fare così. Quindi sembra che il mio schiocco delle dita sia il momento che cambio la scena. Ok, ma è una finezza in più, non cambia tanto. Allora, OBS Studio, come è stato impostato per creare questa scena? Che la cosa più particolare, secondo me, è questa che vedete adesso. È stato impostato che adesso io ho una fonte che è la videocamera e smonterò esattamente tutti i filtri che ho applicato sulla videocamera. Ok, adesso ho smontato tutto e quindi vedete esattamente la realtà com'è. C'è un telo verde che tra l'altro non copre neanche tutta la parete quello che prende la videocamera, quindi da un lato questo e si vede parte del treppiede che sta tenendo su il telo verde e poi vedete parte della stanza di là. E io che ho gli occhiali normali, non c'è più l'effetto del Matrix sugli occhiali. E il Matrix che vedete sotto, che sta ancora girando, è un video che è tipo un salvaschermo per capirsi. Quel video va sempre con l'effetto Matrix e sta sotto. Sotto perché gli oggetti che voi inserite dentro a OBS li potete gestire come dei livelli. Se metto il Matrix sopra, ok, adesso vedete solo Matrix, cioè il video, e non me. E quindi vi siete persi la persona. Ok, OBS ha delle funzioni da sue senza dover installare niente di nuovo in più, che sono i filtri. E i filtri di OBS, per esempio, il telo verde è il conosciuto nel mondo del cinema e anche nel mondo della fotografia come il chroma key si chiama, cioè l'unico colore che si può usare come sfondo. E se non ho nessuna, come si dice, nessuna ombra, ho il colore verde che è perfetto, tac, io adesso ho applicato il filtro del Chroma Key e ho elevato lo sfondo e vedo tutto quello che c'è dietro. Poi ovviamente ho fatto un ritaglia della cornice del video per evitare questa riga e questa parte qui della stanza che non mi serve che si veda. Ok, quindi questo è il taglio. E poi l'altra cosa, adesso se voi state guardando tutto schermo il video, le lenti sono blu. E se io adesso applico l'altro filtro che è sulla lente blu, che si applica anche il filtro blu, ok, adesso vedete che ci passa il Matrix dentro, perché
Anche il blu viene utilizzato sia nel cinema che nella fotografia per bucare l'immagine, cioè quando proprio l'effetto, cioè il colore non si vede più e diventa trasparente, diciamo. Perché se voi ricordate un film abbastanza famoso e non tanto vecchiotto, Avatar, gli alieni erano realmente delle persone, attori, con una tuta blu. E delle specie di lampadine messe sul corpo nei punti chiave per il movimento che servivano per fare motion tracking, e poi in post-produzione facevano sparire il blu sulle palline colorate illuminate, applicavano i punti chiave del loro manichino, diciamo, dell'alieno, e l'alieno si muoveva da solo perché sono software molto più evoluti di OBS, che oltre a fare questa roba qui che è semplicissima per me, e fa anche tutta la parte di produzione. Ecco, quindi questo è uno dei tanti effetti che può fare OBS già di suo. Quindi quando una persona mi verrà a dire: io voglio utilizzare OBS perché devo fare X cose, non so se OBS riesca a farle, allora prima di tutto potete dire sì, OBS lo fa, e potete cercare sul sito di OBS, che è obsproject.com, e vi andate a trovare le informazioni che ci sono. Se no, c'è un gruppo di persone che stanno seguendo il mio corso. Spero che diventino brave quanto me, e se non di più di me, così ne approfitto. Loro imparano qualcosa, io imparo da loro, così invece di spiegare io, mi spiegano loro qualcosa. E poi l'OBS per me non ha limiti, basta studiarselo, e se riesce ad andare avanti a fare qualcosa di molto buono. Invece, se una persona vi chiede una cosa molto semplice, tipo: mi serve solo registrare il desktop minimale, non mi serve, magari se c'è l'audio, ma se non c'è non importa, ok? Non state a dirgli OBS, perché OBS è complesso da strutturare, da configurare, anche per fare una semplice registrazione, perché c'è schermo nero, le impostazioni standard non ci sono. Bisogna andare a metterci le mani per impostare che formato, dove vuoi salvare, che qualità video vuoi usare, che non occupi la CPU al 100% nel registrare su computer un po' adattati. Quindi, se non sa tutte queste informazioni abbastanza tecniche, si troverà a OBS per me non funziona. Non è che non funziona, abbiamo dato pelle ai porci. Quindi non ha senso dare OBS a un utente molto base, 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 che deve fare una cosa. E nel vento si dice strucca botton e va avanti. Gli si consiglia preferibilmente Simple Screen Recorder. Quello al primo colpo registra il desktop, ha fatto il suo prodotto e funziona. E a parte questo effetto che vi ho fatto vedere di OBS, che c'è la scena dietro del video di Matrix, io sono davanti col chroma key, sto bucando un po' di cose. Un'altra cosa che vi voglio far vedere è questa. Allora, vedete che adesso c'è io in piccolo, in basso, semplicemente perché quando si fanno determinate registrazioni come conferenze, di solito si lavora in questo modo: c'è una scena che è. Non ce l'ho, vabbè, uso questa, dai, uso questa. Allora, c'è una scena dove si ha il relatore in grande, così. Okay. I primi minuti il relatore si presenta: salve, sono Ivo, parleremo di OBS. Okay. Quando si comincia a parlare di OBS, magari faccio vedere delle slide o qualcosa, si fa il cambio, magari mettendo una bella risolvenza di un tot di secondi. Quindi si fa esattamente questa risolvenza. Okay. Il relatore lo mettete in un angolino, in alto, in basso, destra, sinistra, e nella parte nera ci collegate con strumentazione hardware il vostro proiettore. Allora, così il proiettore, oltre che essere visto nell'aula magna, diciamo, viene passato anche come segnale a OBS, e quindi OBS si vede il proiettore e si riesce a fare qualcosa. Allora, per fare un esempio, l'ultimo, perché vedo che ho 6 minuti, quindi ho quasi finito, cosa faccio adesso? Faccio acquisisci cattura finestra o cattura schermo? Cattura schermo.
Ok, e gli dico, ok, catturati quale schermo, così sto catturando me stesso, va in frattali, così catturo l'altro. Perfetto, perché voglio catturare l'altro? Perché adesso nell'altro schermo ho aperto LibreOffice. Allora, un attimo che voglio vedere, devo vedere il mio OBS, perché sennò non riesco a capire cosa vedete voi su OBS. Ok, allora, la mia videocamera me la metto in alto, così adesso vedete me. E LibreOffice a lato. E magari io voglio spiegare una cosa stupidissima. E sapete che OBS ha la possibilità di generare testo in automatico? È una figata e si può fare. Scrivete in maiuscolo Lorem, premete F3 e vi scrive tutto il testo di Lorem Ipsum. Ok, adesso qua faccio anche l'ingrandimento. Ok, ve lo vedete. Per me questo video tutorial può essere finito. O altrimenti, se volevo essere più preciso, potevo andare nel menu apposito di OBS, di LibreOffice, e dirvi esattamente dove ci sono le scorciatoie, come si chiamano e cosa contengono. C'è anche una per la privacy, e una per i grafici, e una per internet, e le potete creare voi. Quindi questo è un modo, per esempio, per fare un video tutorial molto veloce su OBS, scusatemi, su LibreOffice con OBS. Ok, adesso qua faccio salva no. E non salvare e faccio leva cattura schermo, quindi rimuovi così non vedete me, ma vedete il nuovo schermo nero. Ok, volendo sotto posso mettere un minimo di musica già con un lettore MP3 in modo da rendere il video un po' più accattivante. E ho fatto il mio mini tutorial su LibreOffice o sul programma del quale sono più esperto per spiegare le cose. Infatti sul mio canale di YouTube c'è il tutorial di OBS che spiega OBS. Quindi registrando OBS, io sto facendo il tutorial su OBS, è il classico tutorial ricorsivo. A me piacciono le cose ricorsive, quindi lo faccio spesso. Ultima chicca è questa. Ok, e qui cos'è? Questa ve la faccio vedere subito. Su YouTube ci sono un fracasso di video chiamati Chroma Key. Quindi c'è già lo studio professionale di video e audio e fotografia che vi fornisce su YouTube il video già in Chroma Key, cioè questa bella ripresa. Se adesso io faccio con le proprietà e gli levo il filtro, vedete che schermo che ha una parete verde, si vede la terza dello schermo. Cioè, non si vede, cioè della stanza, non si vede tutta la stanza, perché in realtà la stanza non è quadrata, a cubica, è un terzo della stanza visibile per la videocamera, e quello che c'è dietro, cioè no, dietro, davanti alla ragazza che sta ballando, è vuoto e ci sono quelli che stanno con le luci o il cameraman. Quindi la struttura della stanza si chiama il terzo, vedi, solo un terzo. Applicando il Chroma Key sparisce la stanza verde e si vede l'effetto. Quindi andando in internet trovate un'infinità di video già pronti, tipo la bomba, una bomba che si muove in orizzontale e che si muove su un piano, e voi potete far sparire il verde e poi mentre la bomba si muove può far apparire sotto la scritta, tipo i titoli di coda dei cartoni animati della Pixar, hanno effetti speciali. Ok, però loro sono fanno in cartoni animati, li disegnano. Se uno vuole quegli effetti speciali nel finale dei titoli di coda di un suo video, si cerca su YouTube il video col Chroma Key che gli piace, con l'effetto, leva il Chroma Key e poi ci mette sul testo tutto quello che serve. Quindi si può fare molto, ma molto con OBS. E l'importante è uno, scrivere bene le fonti audio e video per capire bene cosa impostare per fare una registrazione decente, poi da lì è tutta vostra immaginazione. Confrontatevi con quelli che hanno già fatto video, oppure quello che farò io nella prossima lezione è voi utenti che siete venuti al mio corso, tirate fuori da YouTube un video che vi è piaciuto e dite: questa tipologia di video, di quello che sta spiegando come si fanno gli origami, come l'ha creata come scena in OBS, è possibile ricrearla uguale, e io cercherò di interpretare, spiegare e dire: ok, la tipologia di workflow estetico può essere ripetuta in OBS in questo modo. Ho finito anche 1 minuto e mezzo prima. Ok, quindi per me a posto, domande?
torniamo sul Matrix, se no la ragazza vi distrae troppo. Bene, grazie Ivo. Hai finito esattamente un minuto prima, credo. Ci vediamo domani. E, questo va bene perché comunque i video possono finire chiaramente il tutorial anche prima e il talk anche prima. E lasciamo lo spazio alle domande, se qualcuno ha delle domande particolari che possono essere sia sul software sia sul tuo progetto del corso, insomma, o sulle altre attività che fai. Ah sì, ok, mi è stato detto il pulsante in basso a sinistra. Allora, semplicemente una cosa, io non sono pulsanti, se io faccio su OBS tasto destro posso vedere il pulsante in modalità elenco, che però mi permette di vedere meno scene, e in modalità griglia, e sembrano pulsanti. E con la modalità griglia riesco a vedere più scene e quindi mi è più congeniale quando ho tanti progetti insieme. Io non è che apro un OBS e salvo un tot di scene lì, poi apro un altro OBS e salvo altre scene. Il mio OBS contiene 7-8 progetti tutti assieme. Quindi adesso ho sia le scene che mi servono per fare questo piccolo presentazione di OBS, e anche le scene che uso per il corso che farò il prossimo martedì. Quindi con i pulsantoni ne vedono di più e ne è più semplice anche vederli. A questo proposito, sulle fonti si può impostare il colore, quindi posso dire fonte colore personalizzato, ok, rosso, ok. Ho la videocamera segnata come fonte rossa. Adesso rispetto a le slide, vabbè, che adesso non mi servono, rispetto a magari il Matrix che lo faccio come colore verde. Scusami, Ivo, Sì. credo, cioè tu adesso stai facendo lo screen, immagino, della finestra, non dello schermo, giusto? Sì, quindi non vedono io Esatto, prendo i sì. sottopulsanti, lo so, l'ho fatto apposta perché sennò è un Okay. casino. Ok, comunque posso scegliere di avere le fonti con i colori diversi. Perché faccio il tasto destro sulle fonti, cioè scegli fonte, scegli colore personalizzato e vai col colore. Quindi adesso qua sulla videocamera posso fare videocamera la metto rossa, lo faccio subito così lo vedete anche. Allora, videocamera, colore personalizzato rosso, poi magari sul Matrix metto il verde, quindi faccio imposta colore personalizzato, scelgo verde. Ok, adesso lo vedete verde. In questo modo qui magari mi è anche più visivamente semplice andare a beccare il video di Matrix che l'ho chiamato, l'ho dato il colore uguale al video stesso. E, boh, la videocamera l'ho fatta rossa perché certo quando c'è il rec c'è il pulsantone tondo rosso del rec, quindi l'ho pensata così. Altre domande? Ah, no, allora, quanta potenza di calcolo necessaria, nel senso se necessario, in questo momento quando ho fatto il video e ho fatto tutto, stavo utilizzando il 2,5% della CPU, perché basta avere una scheda video che supporti i driver proprietari col supporto della GPU. Quindi io ho una Nvidia 760 che è vecchiotta, avrà più di 5-6 anni ormai, e però ho il driver sotto Linux che legge la sua GPU, che qua si chiama NVENC, ok? E così riesco a dire quando imposto la registrazione con quale codec registri, non con quello software che va tutto in CPU, ma con quello hardware che gestisce tutto il processore della scheda grafica, cioè la GPU. E così, di solito, quando registro una conferenza, vado anche al massimo all'1%, perché effetti grafici non ne faccio, ho solo le slide da un lato, il relatore dall'altro e cambi scena, quindi sfrutto l'1% del computer. Altra domanda sarà?
dipende quello che ho detto adesso. Se imposto bene il driver della GPU, lui grava tutto sulla GPU e quindi del processore ne usa veramente poco. E infatti io ho impostato correttamente la GPU, io ho un i7 quarta generazione e ha 8 core e lui mi segnala adesso il 2,5% di CPU usata, cioè niente praticamente, perché io l'ho dirottato tutto sulla GPU. Se invece non avessi una scheda video con la GPU, allora andrei qua, penso, anche senza registrare, all'11-12%. Poi quando registri, FireRack deve elaborare tutti i dati, quindi andrebbe comodamente anche al 30%. E io posso dirvi, che vi confermerà anche Sgobit, quando abbiamo iniziato a usare OBS, non conoscevamo tutti i parametri esatti per impostare bene OBS. Quindi la prima volta che abbiamo preso una scatoletta di acquisizione esterna e l'abbiamo attaccata al mio portatile, che ha una scheda video Intel, non era configurato niente di particolare su OBS e praticamente arrivavo anche al 90% di CPU. E mi hanno detto, no, col tuo portatile non si può registrare niente. E, oggi, se io accendo il mio portatile e registro con la scatoletta di acquisizione esterna, arrivo all'11%. Perché? Perché col tempo ho imparato a capire le impostazioni di OBS, ho trovato che esiste il codec FFmpeg VAPI, che è il codec della GPU Intel, e altre impostazioni come un'impostazione che si chiama Super Very Extra Fast, una roba del genere, che fa ancora di meno utilizzare la CPU, e arrivo all'11%. Allora, altra domanda, si possono caricare direttamente progetti nativi da programma di modellazione tipo Blender? No, cioè il punto Blender non li tiri dentro neanche se vuoi, devi sempre tirare fuori un MP4, perché OBS per adesso non tira su nessun tipo di formato vettoriale, tipo a me piacerebbe usare gli SVG, perché sono già immagini vettoriali, invece mi tocca esportarle in PNG, perché dov'è questo piccolo relatore, Parigi, relatore grande, scena 2, ok, questa era quella di là, non ce l'ho. Allora, quando ho fatto un video che mi ero messo tipo dietro il video della Casa Bianca, e qui si vedeva la... il video dietro c'era il video della Casa Bianca, un po' davanti c'ero io e davanti a tutto c'erano i microfoni, e praticamente i microfoni erano un'immagine. A me sarebbe piaciuto, siccome li vedevo sgranati, avere la possibilità di creare l'SVG dei microfoni e dargli in pasto direttamente il file vettoriale. No, prende PNG, MP4, ma non tanto altro. Altre domande? Quindi, essendo sulla GPU, quanto viene caricata quest'ultima? Penso, ad esempio, sui portatili che accettano poco fa, hanno un hardware dedicato dentro, quindi non è come lanciare un videogioco o un calcolo, hanno questo chipset nato solo per questo. Allora, non ho mai visto esattamente il carico della GPU, perché adesso spero di farvelo vedere. Vabbè, quando voi aprite OBS in basso a destra e sotto il piccolo qua, aspettate che ce la faccio lo stesso a farvelo vedere, lente, eccola qua, lente ingrandimento, così dopo adesso la apro e la lente ingrandimento la sposto, voi non la vedete, quindi adesso devo condividere tutti e due gli schermi. Un attimo, farò una roba proprio obbrobbiosa, anzi no, meglio condivido solo la lente ingrandimento. Buonasera. Ciao. Allora, ciao Daniele, ciao. Allora condivido tutti e due schermi, perché non riesco a vedere come
applicazione da condividere la lente in ingrandimento, perché probabilmente è proprio boh. Vabbè, adesso se voi, se io allargo qua e faccio aspetta che ingrandisco un altro po', ok, così ho ingrandito per bene, ok, quando vado qua vedete che c'è scritto la CPU 1,4% e poi il 30 fps, non ho le informazioni di quanto occupi la GPU e di quanto sia intasata, e quindi non ho, cioè non riesco a dirvi quando il carico è troppo, però io posso garantirvi che il mio portatilino, che ha la scheda Intel e dell'i7 aspetta cos'era, sesta generazione U, quella U sarebbe col basso risparmio energetico, e poi sarebbe col a 12 giga di RAM, ma non ci arriva mai a occupare neanche 8, cioè forse quando ho fatto un video editing pesante sono arrivato a 8, ok, sto usando Linux, io non ho mai visto un video che mi andava a scatti, cioè quando registro presumo che quando la GPU non ce la fa più e passa alla CPU, comunque il video dovrebbe andare a scatti, mai visto un mio video andare a scatti, quindi il mio consiglio è, se vi capita che il video va a scatti, allora o siete su Windows e avete intasato la memoria e dovete fare un bel reset, quindi li avviate, che quello può capitare spesso anche per altri programmi, e altrimenti vi siete persi delle informazioni da mettere, o meglio delle impostazioni da mettere sulla parte video di OBS per usare, dare meno carico alla CPU e GPU. Quindi il mio consiglio è, cercatemi su YouTube, che ho tre video tutorial che parlano ad hoc di tutte le impostazioni video, quindi ogni singolo menu e ogni singola voce cosa significa e come va impostata, tutte le impostazioni audio con i vari filtri e tutte le fonti. I primi tre sono quelli più basici. Ok, adesso ritorno a farvi vedere OBS, così vedete un po' più grande. Altre domande? Se no, boh, vi vedete voi. Ma io approfitterei per ringraziarti